Il bello e il cattivo tempo è un quadretto familiare, ma siamo sul palco del Teatro Marconi con, per dovere di cavalleria, la signora Sandra Milo, Giorgia Wurt, Emiliano Reggenti, protagonisti di, questo lo dite voi, 100 metri quadri. Reggente, Reggente, scusa, hai ragione, ci lo siamo so, bruciati lo so. 15 secondi. 15 secondi, rifacciamo, rifacciamo. Invece no, fai bene perché così poi chi mi vede dice guarda quello che le sbaglia Ma no, tutte. io per mamma e papà che seguono da casa, magari. Reggente, perché anche tuo papà fa reggente? Sì, O lui lui, reggenti? no, anche lui è reggente, È la mamma che è reggenti. sì, è così, abbiamo un... Invece parliamo di questa commedia Sì. bellissima. Chi comincia? Signora Milo. Beh, sono tre personaggi straordinari, due donne incredibili, no? Cioè, hanno tutti i pregi e tutti i difetti delle donne, questa grande femminilità. Poi c'è Emiliano, che è il piacere, il divertimento, la distensione, un po'. È una commedia che ha momenti anche molto drammatici, molto. Bella, una storia importante, ben scritta da uno scrittore spagnolo, Rubio, e molto ben interpretata dalla Da voi due. signora Sì. da Emiliano e anche da me. In soldoni, praticamente, c'è questa ragazza che va a comprarsi una casa in nuda proprietà. La casa è di Dora e ovviamente spera che questa signora prima o poi schiatti, diciamo così. Anche prima. Anche Anche prima, prima, piuttosto. ma lei non solo non schiatta, ma in realtà è molto più in forma della ragazza, è molto più Non arzilla, gli più in dire, non gli forma. dire il finale, non gli Ah, dire, brava, dai, insomma. sorpresa! Sì, No, sì. perché c'è un No, finale, capito? certo, Grande sì. sorpresa. Però perché questa Dora è un personaggio, intanto è una donna che sa vivere nell'adesso, nel qui ed ora, non pensa al futuro, è molto, insomma, molto più della giovane che invece è tutta una che deve programmare, calcolare. E quindi questo scontro prima, poi incontro, quasi complementare di queste due donne che in realtà poi sono molto sole. E danno un senso anche alla loro vita proprio grazie a questa empatia E incontro. poi cioè, per assurdo la persona con più vitalità è quella La più anziana, vecchia, è la mentre vecchia. quella più austera invece è la più C'è da dei punti giovane. proprio, sì. Emiliano, reggente. Beh, la mia è una funzione delicatissima che abbiamo concertato insieme alla regista Siddhartha Prestinari, che è chiaramente scritta da Rubio, con una funzione, è una sorta di Cronos, tra virgolette, è un po' un buffone da un certo punto di vista, nel senso nobile del termine, come veniva usata la figura del buffone anticamente, cioè è quel veicolo, fa passare il tempo all'interno della commedia, creando degli appuntamenti all'interno dello spettacolo con il pubblico in cui appunto il tempo passa anche attraverso quella che è la testimonianza del mio personaggio, che parte come agente immobiliare, quindi fa da subito preambolo un pochino alla storia, e fa da tramite, cioè fa incontrare queste due femminilità, come abbiamo detto, molto diverse, e poi continuerà anche a loro insaputa ad abitare un pochino in questa pièce, portando avanti, ripeto, la storia e dando anche un contrappunto ironico, laddove lo spettacolo prende anche dei toni molto poetici e anche drammatici. Per cui è un personaggio che mi diverte tantissimo e che mi dà la possibilità di imparare tantissimi segreti e di respirare un enorme bagaglio di esperienza teatrale, Artistica. spettacolare, artistica. E io ogni sera nasco, cioè cresco di replica in replica perché prendo appunti è vero, È un ragazzo straordinario, dice delle cose bellissime, rare anche. No, io vorrei dire, aggiungere una cosa. È una commedia che mi fa molto piacere fare, non, che ce lo diciamo sempre, perché il pubblico ride e piange anche, no? Però piange bene, un pianto giusto, nel senso che va a casa contento, si porta dietro qualcosa di bello dentro. E a noi ci fa molto piacere perché sentirci ringraziare per questo è bellissimo. Allora la nostra, non dico no, missione no, ma insomma la nostra azione
diventa veramente straordinaria. Anche a me mi dà benessere, anche a Giorgio, vero? A me mi dà proprio benessere Sandra, a prescindere. Infatti, gliel'ho detto adesso, siccome sono 3 giorni che non siamo in scena, non ci vediamo, mi mancava Ma proprio vi fisicamente. mancavate, Io vi lunedì mi sono mancavate. svegliato e ho detto: Lavoro. dov'è Sandra? Datemi Sandra. Cioè, avevo proprio una crisi da astinente, vero? Va Perché bene. lei ci inietta di gioia. Vabbè, questa è una bella simbiosi, quindi. Sì, anche Ricordiamo, Emiliano, anche ecco, anche Emiliano. Emiliano. Andiamo benissimo, è una festa Sì. veramente. E questo fa piacere sia a noi che a chi verrà a vedere lo spettacolo. Certo. Ricordiamo, perché dobbiamo essere veloci, siete in scena fino a Domenica domenica, 12 quindi a Roma, poi avete a partiamo Roma. in tournée. Poi andate in tournée, quindi se qualcuno poi li vuole seguire anche Al fuori, Teatro Marconi. che è un teatro particolare perché è uno dei pochi teatri che a Roma se parcheggia, Ah perché sì. a Roma se Straordinario. C'è un parcheggia. giardino per Quindi parcheggiare. venite, non abbiate paura Ecco, e non 100 trovate metri scuse. quadri, Giorgia Wirth, Ogni sera alle 21, esatto, Sandra Milo, Giorgio Volpi, scusa Emiliano Sandra, Reggenti. Emiliano Oh, Reggente. Reggente, mi raccomando. Ogni sera alle 21, la domenica alle 17:30. Vi aspettiamo, aspettiamo. eh.